Siamo con Matteo Portasi, laterale mancino del Bra. Siamo a pochi giorni da quella che è stata la prima sconfitta stagionale per te e per voi, l'1-2 di domenica con il Chisola. E a mente fredda, come si analizza questo KO che ovviamente vi ha lasciato tanta amaro in bocca? Sicuramente, sappiamo che comunque il campionato è un percorso lungo e le sconfitte capitano, non c'è da nascondersi, è normale che uno vorrebbe sempre che non arrivassero, però purtroppo ne fanno parte. Ci siamo già confrontati ieri col mister, con la squadra per cercare di capire cosa non è andato nella partita di domenica contro il Chisola. E adesso volteremo pagina come abbiamo sempre fatto, cercheremo di riprendere il nostro cammino che fino a questo momento penso sia un qualcosa di importante. Pensiamo solo alla partita di domenica contro il Novara Mentin e poi cercando di andarci a prendere i 3 punti per continuare quello che è stato il nostro percorso da squadra fino a questo momento. Senti, io l'ho chiesto a Mister Nistico in sala stampa dell'episodio del rigore dell'1-1, adesso vi chiedo anche a te perché sei il diretto interessato. Lui ha detto palla piena, assolutamente non rigore. Tu come l'hai vissuta lì live? Ma io sono molto onesto, nel senso, cioè, se fosse stato rigore lo direi apertamente anche adesso, però anche la sensazione che ho avuto subito dal campo, che è vero che magari può dare il beneficio del dubbio, ma prendo la palla io, lui calcia il mio piede, poi è normale che l'arbitro sente il contatto e può essere ingannato da questa cosa qua, però spiace perché non era rigore. E il fatto che indirizza una partita perché eravamo magari meno brillanti del solito, però eravamo 1-0 e secondo me più ci avvicinavamo al 90esimo in superiorità, in vantaggio, più potevamo portarla a casa, ecco. Senti, noi ci eravamo detti a microfoni spenti dopo l'esordio di campionato con quei due rigori sbagliati, di cui uno era il tuo, che avevi grande voglia di riscatto, poi il gol è arrivato a Tortona e non col piede sinistro ma col destro. Infatti ci facciamo sempre una risata, no? Però sappiamo che quella partita con l'Asti alla prima di campionato ci aveva lasciato un po' l'amaro in bocca, come è normale che sia, perché facemmo 1-1, ma con 2 rigori sbagliati è normale che la squadra, soprattutto poi io e Dennis a livello individuale, ci siamo recriminati qualcosa. Da lì penso che a livello mentale forse ci ha fatto più bene che male, perché poi sono arrivate le 5 vittorie di fila con un atteggiamento sempre propositivo, con una voglia di non prendere gol, quindi cerchiamo sempre di vedere il lato del bicchiere mezzo pieno e quella ci ha dato uno slancio. Poi sono contento di aver contribuito con il mio gol a Tortona, che è stato anche l'1-0 col destro. Mi è andata bene, dai, ogni tanto provarci funziona. No, anche perché insomma questa intervista non voleva sottolineare le cose negative degli ultimi tempi, perché questo Bra comunque rimane meritatamente primo in classifica in coabitazione con 16 punti. Ahi, avete fatto veramente un qualcosa di incredibile con Mister Nistico, avete lavorato bene fin da subito e questo è un Bra che al di là dell'inciampo di domenica ha sempre fatto divertire chiunque insomma, è venuto a vederlo. Ti ringrazio e ringrazio tutti anche i nostri tifosi che vengono a ogni partita e ci danno una mano. Noi sappiamo che in questo momento è un po' presto anche per guardare la classifica, noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, e partita dopo partita, poi vedremo magari tra un bel po' di partite un po' più avanti come saremo messi, però sappiamo che dobbiamo affrontare tutte le partite come lo stiamo facendo, con quello spirito, con quella unione e compattezza di squadra, perché sappiamo che sono quegli ingredienti che poi ci possono portare a casa i 3 punti, che alla fine è la cosa più importante. Ultimo aspetto, domenica andate a Romentino, in casa del Nova Romentin, allenato da Pablo Gonzalez, che insomma in qualità di esperienza da ex giocatore ne ha veramente tanto, un bel bagaglio, ma che trasferta ti aspetti? Lo chiedo a te che sei uno, diciamo così, dei senatori del gruppo. Sicuramente sarà una partita difficile perché loro, secondo me, sono una bella squadra. Ho visto qualche immagine di queste partite che hanno fatto loro e hanno sempre messo in difficoltà chiunque perché hanno grosse individualità sia nel reparto offensivo che in quello difensivo. Come ben detto tu, sono allenati da un mister che è stato giocatore professionista per parecchi anni, quindi sicuramente anche da quel punto di vista di atteggiamento, di dettagli, può dargli quel qualcosa in più. Noi sicuramente sappiamo che dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo fare quella partita concentrata che abbiamo sempre fatto in queste prime 7 gare, poi dando tutto, cercando di mettere in pratica quello che il mister ci dirà in preparazione di questi giorni della gara, cercheremo di portare a casa il bottino pieno.